In più occasioni ci siamo occupati dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie Taranto e abbiamo evidenziato come i territori di Brindisi e di Bari, oltre ovviamente ad aeroporti di Puglia, hanno boicottato e boicottano in ogni modo i voli passeggeri, i voli civili. E a Grottaglie è stata promessa la destinazione cargo, quindi una destinazione industriale, un aeroporto destinato al trasporto merci. Questa è la destinazione che sarebbe naturale per Grottaglie. No ai voli civili, ai voli passeggeri, sì alla destinazione cargo. Perché si sa, Taranto è stata condannata alla industrializzazione. Taranto non dovrebbe mai vivere di turismo, non dovrebbe avere sbocchi alternativi, deve essere confinata e ristretta nella sua dimensione industriale. Anche perché, ovviamente, Taranto si sa, è condannata con l'Ilva e deve morire fino alla fine. Guai se per Taranto si aprissero i prospettive turistiche che ovviamente verrebbero date dai collegamenti aerei, appunto attraverso i voli passeggeri, i voli civili. Ma la destinazione cargo, anche qui, è un'altra delle belle promesse che sono state fatte al territorio ionico. Abbiamo visto tante volte i vari ministri, viceministri, sottosegretari, abbiamo visto tante volte il ministro De Vincenti qui a Taranto, il ministro per le infrastrutture Graziano Del Rio, e in più occasioni si è celebrata questa vocazione cargo per l'aeroporto di Grottaglie, una eccellenza per il cargo. Doveva essere Grottaglie, era stato annunciato così in più riprese. Ma scopriamo un fatto davvero raccapricciante. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Del Rio ha presentato il cosiddetto position paper contenente appunto le azioni per il rilancio del traffico cargo e che considera strategici per il cargo appunto, 6 aeroporti italiani, tra i quali non c'è l'Arlotta di Grottaglie. I 6 aeroporti italiani strategici che rappresenteranno una eccellenza per il cargo, che sono destinati a diventare hub cargo, sono Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Bergamo Orio Alzeiro, Venezia, Bologna e Catania. Che fine ha fatto l'aeroporto di Grottaglie? Scomparso. All'aeroporto Arlotta di Grottaglie viene negato persino il cargo. Nei prossimi 4 anni, sino al 2020, saranno investiti per il miglioramento degli aeroporti cargo 157 milioni di euro. 130 di questi 157 milioni di euro, appunto, per le strutture, per le infrastrutture cargo del Centro-Nord. Centro-Nord che dove si svolge il 98% del movimento merci. Come vedete, l'unica realtà che viene coinvolta è Catania, destinataria di 13 milioni di euro. Quindi abbiamo ancora una volta una Italia sbilanciata anche qui per quanto riguarda gli aeroporti destinati al cargo. Il 98% delle risorse al nord, al sud si dà qualcosina a Catania, a Grottaglie Taranto dunque
né voli civili né strategicità come scalo, ma solo i 9,6 milioni di euro per sostenere le attività di test range e quindi per garantire infrastrutture per attività industriali legate alla sperimentazione e ai test di nuove soluzioni aerospaziali. Come abbiamo detto, in parole povere per capirci, i test appunto relativi ai droni. Come vedete, questa è la falsità e l'ipocrisia del governo italiano, il quale viene a Taranto, promette mari e monti, però poi alla fine anche quel poco che c'era stato garantito in termini di voli cargo, questo poco viene di fatto cancellato. Le promesse del marinaio. Questa è la realtà. E allora non illudiamoci quando si parla della legge regionale, la legge speciale per Taranto, perché poi è solo un libro dei sogni, è una dichiarazione di intenti, è un guscio vuoto che appunto è tale, rimane tale rispetto alle inerzie assolute del governo. Questo aeroporto di Grottaglie, questa pista evidentemente, forse sarebbe più opportuno adibirla a una pista da ballo, almeno avrebbe una funzione. E frattanto, così parlando di aeroporto, mi fanno davvero schifo le espressioni di Augusto Scivales del Dipartimento Trasporti PD Brindisi, il quale è davvero duro nei confronti di Michele Mazzarano, assessore regionale allo sviluppo economico tarantino, proprio perché gli si dice apertamente: non fatevi illusioni e non dite stupidaggini riguardanti appunto la possibilità che l'Arlotta abbia sia destinataria di voli civili. È molto duro nei confronti di Mazzarano tarantino, molto vicino ad Emiliano ovviamente, il quale viene tacciato di strumentali rivendicazioni provincialistiche o localistiche. Dice in buona sostanza il dirigente brindisino del PD: oramai i giochi sono fatti, i quattro aeroporti pugliesi, Foggia, Bari, Brindisi e Grottaglie, hanno una loro destinazione, esiste un progetto di sviluppo per ciascuno di essi, i giochi sono fatti, è stato individuato un ruolo per ciascuno di essi, ADP, Aeroporti di Puglia, ha definito per i quattro aeroporti pugliesi un piano di sviluppo, non c'è spazio per i voli civili, i voli passeggeri all'Arlotta di Grottaglie, e quindi Mazzarano non incorrere in ipotesi, in esternazioni che sono così provincialistiche, sono localistiche e che vanno a cozzare, a detta di questo scienziato brindisino, con un discorso, con un piano programmatico infrastrutturale più ampio. Ma vi abbiamo voluto far vedere la fine che dobbiamo fare, la fine che stanno facendo, la fine che sta avendo, che stanno riservando all'Arlotta di Grottaglie. Né voli civili, Arlotta di Grottaglie sminuito anche per la destinazione cargo, solo i test con i droni. La classe politica dovrebbe insorgere, la classe politica tarantina intendo, a livello parlamentare, a livello regionale, insorgere civilmente e democraticamente, ma insorgere. È finita l'ora dell'attendere, è giunta quella del pretendere, senza se e senza ma. Senza bavaglio,
Informazione libera, sempre.